Ciao tesori miei, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Sì, lo so, sono in una location un po' strana. Siamo da Ikea e sto prendendo delle cose che mi servono proprio per completare quella famosa stanza, quindi andiamo. La sorellona. Siamo qui, iniziamo a vedere anche dei lettini a doppio per le bimbe. Quale ti piace a te? Dove fai nanna? Quale ti piace a te? Dov'è? Dov'è? Oddio, perché si è visto? Ah, questo è altissimo. Ma è altissimo quello, Lara. Ah, questo è troppo grande, patata. Questo è matrimoniale davvero. Questo è troppo grande. Ovviamente già che siamo qua stiamo dando un'occhiata un pochino a tutto, perché i commenti che mi hanno scritto: ah, adesso sposti. A parte che è una cosa normale, perché deve essere la casa che cresce con me, quindi e cresce con le mie esigenze, quindi è normalissimo che io sposti, cambi, eccetera eccetera. Quindi vabbè, già i commenti così sono strani. Però il punto è che io non ho ancora sistemato la casa da quando mi sono trasferita, quindi devo proprio sistemarla ancora dopo il trasloco, perché i mobili che avevo andavano bene più per l'altra casa, e poi le bimbe crescono, le esigenze cambiano, e quindi piano pianino dobbiamo sistemarla, quindi solo per quello. Bello, bello, bello. Non male che abbiamo anche scelto una giornata dove non ci sta tanta gente. Vabbè, perché già è difficile fare le scelte, comunque scegliere le cose e tutto il resto. Figuriamoci poi. E adesso comunque abbiamo visto una scrivania che ci piace ancora di più, però sono più di 2 metri di scrivania, quindi non è detto che entrerà in macchina, quindi è possibile che oggi siamo venuti, l'abbiamo vista, ma me la devo far portare a casa. Ho trovato altre cose, ma adesso siamo nel reparto più bello, quello sotto. Chissà che non prendiamo un altro nano banano, magari stavolta veramente un banano. Ehi, ciao. Carino qui? Ah, eccole, ciao. Stiamo scendendo una padella. Una padella col coperto, perché non ci sono coperte. Ma sto tentando di capire se va bene per il pre induzione. E non ci sono. Ah, perché c'è anche la tipologia. Ah certo, le qui. Eccolo. Adatto anche per le cotture a induzione. Sì, ok, ce l'ha. Perfetto. Abbiamo una padella nuova. Di che colore è? Nera. Nel reparto piante. Un bellissimo reparto piante. Per fortuna si vedono delle piante. Quelle sono finte, ma quelle lì sono vere. Ci sono i signori pelosetti, ci sono un sacco di signori pelosetti. Non mi piace tutto questo natalizismo. Natalizismo. Così presto. Ma devo ammettere che i signori pelosetti sono bellissimi. Io ribadisco, mi sembra un po' presto. Io che sto sudando e vedere Natale non si accosta per me. Però presto i signori pelosetti sono bellissimi, sono bellissimi. Andando a prendere un altro comodino per lei. Eccolo. Ragazze, tornate qui però, amore. Dobbiamo prendere due... No, uno di questo. Ok. Allora tu. Abbiamo un comodino nuovo. Sono confusa, ne devo prendere due. Lo prendo io, non ti preoccupare. Non mi fa portare manco un peso. Io corro. Ok, lo porto io. A dopo che lo porto io. Abbiamo due. Puoi tirare questo? Non mi fai manco tirare il carretto. C'è la sua mano là. Sì, amore, adesso la prendiamo subito l'acquetta. Guardala, io non sto, praticamente potrei anche stare ferma. Okay. Stiamo pagando. Arriva venerdì la scrivania. E le altre. Abbiamo pagato, scrivania arriva ufficialmente venerdì, ma siamo nel reparto pappa. E Lara ha trovato una cosa strana. Guarda. Lemon and dill sauce. Ok. Invece io prendo questa alle bambine. La pasta con le formine. Ho trovato quello che volevo, anche se non sono esattamente queste. Volevo le cinnamon roll e ho trovato queste da fare, da cucinare. Volevo quelle già pronte, che erano buonissime, però vabbè. Ok, abbiamo preso un sacco di roba. Wow, tantissima. Prendi cosi. Cosa? Prendi cosi. Cosa, amore? Abbiamo preso un sacco di cose. Amore mio. Amore. Do you like chocolate? Yeah. Gourmet.
Buona. A me. Infatti non fa piacere. Bellissima idea mettere le bambine là sopra. Cioè in realtà ce le siamo ritrovate, non è che non avessero, però vabbè. Andiamo, ci siamo. Andiamo. Amore, è arrivato il Natale. È arrivato il Natale. Mettiti la parte di Zoe. Oh. È arrivato il Natale. Io lascio tutte queste clip. Buongiorno amori miei. Allora, ci siamo portati quindi a casa i nostri nuovi comodini. E la verità è che mi sono confusa ieri perché io il comodino ce l'ho, però abbiamo deciso di comprarci due comodini uguali io e Milena. Quindi lì per lì ho detto ok, serve un comodino per Milena, prendo il comodino per Milena. Poi ho detto no, aspetta, se no sono diversi. Quindi ho comprato un comodino nuovo anche per me e quell'altro invece lo userò per un'altra cosa. E che poi quello che avevo non era effettivamente un comodino, ma un cubotto con dentro un... cioè l'avevo praticamente fatto io, e comprando vari pezzi e assemblandoli e niente, quindi alla fine abbiamo appunto comprato i comodini. Mettete like e scrivetemi qua sotto nei commenti se volete vederci montare la nostra prima cosa insieme, ovvero i comodini. Detto questo, ho comprato alla fine anche la scrivania, appunto, che andrà qui. E come vedete appunto qua purtroppo c'è ancora l'armadio. Perché? Perché purtroppo il signore che deve venircelo a smontare sta avendo dei ritardi, quindi ci aveva incastrate in alcuni suoi appuntamenti, ma alla fine non ha potuto più e quindi eccoci, siamo ancora così. Gli armadi sono vuoti, li abbiamo già svuotati e tutto, non è comodo per niente. Spero insomma che manterrà, questa volta manterrà l'appuntamento, perché me l'ha già rimandato due volte per due giorni consecutivi e quindi spero proprio che tra oggi, domani, dopodomani, perché mi ha detto fino a sabato sta in forze, speriamo che verrà a, insomma, a smontarmi l'armadio e mettermelo di là. In tutto questo l'armadio nuovo sta arrivando, quindi l'armadio nuovo che andrà nell'altra cabina armadio, nella seconda cabina armadio, sta arrivando, arriva domani. E appunto domani arriva di tutto, quindi domani arriva l'armadio per le bambine, la scrivania da mettere qua dentro, arrivano anche le ante nuove della cucina, perché la cucina adesso ha, vi ricordate, mezza bianca e mezza nera, ecco è questa qui, ma adesso ho comprato queste due ante nere, quindi adesso sarà tutto nero e poi dovremo mettere la cappa, ma la cappa già ce l'ho, è solo da installare. E quindi niente, domani arriva di tutto e di più e poi aspettiamo le cose di Temu per l'armadio delle bambine, che non vi dico quanto sarà bello. Non vi preoccupate che ogni cosa che io dico la mantengo, i progetti che ho per questa casa saranno splendidi, solo che ci vuole tempo per realizzarli, ma non abbiamo fretta, ce la prendiamo con calma. Anzi, a maggior ragione che questa è una casa che voglio proprio tanto vivermi, me la sto prendendo anche molto più con calma. L'unica cosa è che ho un problema per quanto riguarda Halloween, raga. Infatti non so che fare, ho ordinato sui dei vari siti delle cose di Halloween, ma non mi sono ancora arrivate, per questo non c'è ancora il video di Halloween. Domani mi sono arrivate delle cose e domani già vedrete un contenuto di Halloween, ma per il resto non mi sono ancora arrivati, quindi non vorrei che mi arrivassero dopo Halloween, soffrirei tipo troppo, quindi credo che mi dovrò organizzare in un altro modo. E solo che mi dispiace, perché ve lo dico proprio senza filtri, ci ho speso un po', quindi mi dispiacerebbe veramente tanto. E vabbè, vediamo. Comunque sicuramente mi dovevo muovere prima, questo è sicuro, perché ho capito che per Halloween ci devo pensare ad agosto, che è assurdo, però già adesso, cioè, stavo sudando e Ikea piena di alberi di Natale, io tipo non è un po' troppo, cioè sono l'unica a dire che è un po' troppo in anticipo. Cioè io manterrò la cosa, io ve lo dico, io il Vlogmas l'inizio il primo dicembre e dal primo dicembre apriamo l'albero, cioè è tradizione, io continuerò così, no? Sbaglio? Stavolta dobbiamo anticipare? Non lo so, io credo che mi va di fare così, non lo so. Vabbè, datemi un feedback anche in base a questo. Comunque, ci vediamo nel video di domani e che meraviglia, sta casa diventerà una cosa... al bacio. Poi non avete idea che cosa abbiamo fatto fuori, e già c'è roba fuori, dobbiamo solo completarla, perché abbiamo fatto proprio un angolino per me e Milena bellissimo. E vabbè, poi vedrete tutto. Love you, ci vediamo domani.